Ciao ragazzi, oggi vi porto nel mio luogo preferito, la natura. Voglio portarvi fuori perché ce n'è bisogno. Si stanno allungando le giornate, finalmente il tempo ce lo permette, siamo liberi e allora possiamo uscire e goderci una bella corsa, una bella camminata in natura. Oggi voglio anche parlarvi di un argomento fondamentale, di una metodologia di allenamento che ogni corridore dovrebbe conoscere, dovrebbe padroneggiare e dovrebbe usare in tutte quelle situazioni in cui vuole recuperare energia, in cui vuole sentirsi meglio, in cui vuole godersi una corsa. Oggi parliamo di corsa rigenerante. Corsa rigenerante è una delle metodologie di allenamento del metodo correre naturale. È utilissima per il recupero fisico, per il recupero mentale, serve per ricaricare le proprie energie, per scaricare lo stress ed è anche la migliore metodologia di allenamento per costruire il proprio motore aerobico di base, per andare a lavorare su salute e benessere che sono poi la base della performance. Per effettuare al meglio la corsa rigenerante dobbiamo basarci su due fattori principali, la respirazione e le sensazioni corporee. Per quanto riguarda la respirazione, dobbiamo respirare esclusivamente con il naso, sia ispirazione che l'espirazione devono essere nasali. Riguardo le sensazioni fisiche, queste devono essere positive. La corsa rigenerante deve ricaricarvi, dovete sentirvi bene ad ogni singolo passo. Quindi, se è necessario rallentare, fatelo pure. Importante anche che la corsa sia rilassata, che non vi impegni né fisicamente né mentalmente. Lo so, molti di voi staranno pensando, ma come si fa a correre senza fare fatica? Fino ad oggi mi hanno detto che la corsa è faticosa. Fino ad oggi l'ho sperimentato la corsa come qualcosa di faticoso. Ed è proprio lì, ragazzi, dove voglio portarvi, a godervi ogni singola corsa. E per farlo è necessario imparare questa metodologia, la corsa rigenerante. Quello che non dovete fare nella corsa rigenerante è provare fatica, respirare andando in affanno, andando in fame d'aria, arrivare a sentirvi rigidi durante la corsa, quindi perdere magari la tecnica, andare a sentire qualche fastidio o dolore. Queste sono tutte cose da evitare. Vietato aprire la bocca, vietato andare a guardare il passo al chilometro, la velocità in questa metodologia, ragazzi, contano solo respirazione e sensazioni. Questa deve essere la vostra bussola, dovete basarvi esclusivamente su questi due parametri. Nella corsa rigenerante il passo al chilometro non vi servirà a niente, quindi imparate a lasciarlo a casa e vi servirà poi in altre metodologie. Ma qui stiamo lavorando proprio a riscoprire il piacere della corsa e su aspetti anche fisiologici molto importanti, le basi del vostro motore. Quindi mi raccomando, godetevela. Cercate di far meno fatica possibile, se serve rallentate, se serve rallentate ancora un po'. La parola d'ordine è godersela, se avete bisogno di camminare fatelo, non preoccupatevi, recuperate un po' per poi ripartire e ragazzi è una nuova dimensione della corsa, vi invito a scoprirla. Se siete abbastanza umili e pazienti da farlo, vedrete, ne otterrete enormi benefici, enormi risultati in termini di salute, di benessere, di performance e vedrete che la vostra corsa e la vostra vita ne beneficerà. In questo video ho voluto condividere con voi una delle cose più importanti per la vostra corsa. Vedrete che iniziando ad utilizzare questa metodologia di allenamento non solo diventerete più forti come corridori, ma andrete anche a migliorare moltissimi aspetti della vostra vita. Che dire, provare per credere. Intanto ragazzi uscite e correte, godetevi la natura, godetevi la vostra libertà di movimento e finalmente iniziate a godervi anche la corsa. E allora se vi è piaciuto mettete un mi piace, iniziate a commentare, condividete nei commenti se state già facendo la corsa rigenerante, se non avete ancora iniziato vi invito a farlo, anzi vi sfido a farlo.
Una settimana e già noterete grandi benefici, ma la sfida è di un mese. Vediamo chi ci riesce. Allora fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se avete intenzione di iniziare, se lo avete già fatto e tutti i benefici che questa metodologia vi porterà. E allora non mi resta che augurarvi buone corse e mi raccomando, godetevele. Godetevele. Col moscerino maledetto. Il vecchioni che mentre facciamo lo shooting deve per forza fare le storie Instagram. Oh, Instagram c'ha sta funzione malefica che ti fa riparlare e riparlare. Se non l'avete ancora fatto, uscite a fare una corsetta oggi. A correre. Si può continuare a correre anche con un infortunio? Non sapete quante volte mi è stata fatta questa domanda. E in questo video vi risponderò.